Ben ritrovati, gentili telespettatori, edizione del Friuli Venezia Giulia del telegiornale. In apertura andiamo a Ronchis, nella bassa friulana, e torniamo sulla vicenda di un tragico incidente stradale in cui perse la vita un giovane di Portogruaro, Marco Rizzetto. Ebbene, per quell'incidente sono rimasti coinvolti anche due persone di Ronchis, Colautto e Tabino. Rosanna Tabino e appunto Colautto, che erano insieme in auto quella sera in cui appunto accadde l'incidente. Ebbene, la famiglia sta ancora cercando chiarezza, secondo quanto stabilisce, ribadisce lo studio 3A che segue la famiglia. La Tabino, appunto, che guidava l'auto in cui perse la vita il Rizzetto, denunciò il papà di Rizzetto per minacce. Il GIP ora ha archiviato quella denuncia contro il papà e famiglia Rizzetto, che ora sta cercando ancora appunto la chiarezza su quanto accaduto. Sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. Nessuna condotta minatoria né persecutoria, solo la volontà di fare finalmente piena luce sulla morte del figlio. Accogliendo l'istanza formulata dal pubblico ministero della Procura di Udine, Claudia Danelon, a cui era stata anche presentata opposizione, il giudice per le indagini preliminari, Andrea Odoardo Comez, ha disposto l'archiviazione per Giorgio Rizzetto, accusato di minacce. Una denuncia presentata nei mesi scorsi da Rosanna Tabino, la 46enne di Ronchis, che il 2 maggio 2014 in un incidente si schiantò con l'auto contro quella del figlio di Rizzetto, Marco, appena 23enne, che perse la vita e su cui gravano tutt'oggi tante ombre, come ribadisce la stessa 3A, studio che sta seguendo la famiglia Rizzetto. La vicenda è tristemente nota. Il giovane di Portogruaro, mentre provava la sua Ford Fiesta che gli dava delle noie nelle strade larghe e deserte della zona industriale Eastgate Park della vicina Fossalta, procedendo per la sua strada con diritto di precedenza, venne travolto a 100 km all'ora da una Volkswagen Passat che mancò lo stop. Al volante la Tabino, con al fianco Daniele Colautto, 57enne, pure lui di Ronchis, all'epoca consigliere comunale. La conducente avrebbe poi giustificato la sua manovra sostenendo di aver perso la testa perché inseguita da un'altra auto, tesi a cui i familiari del ragazzo non hanno mai creduto. Colautto si allontanò dal luogo dell'incidente e la sua presenza venne scoperta per caso solo due giorni dopo dagli inquirenti, anche per una confidenza del medico di famiglia della Tabino. L'investitrice, infatti, se la cavò poi con la fattura di una caviglia, diede l'allarme solo 30-45 minuti dopo il sinistro, avvenuto presumibilmente tra le 21.30 e le 21.45, spiega in una nota lo studio 3A, che segue appunto la famiglia Rizzetto, chiamando però non il 118, come sarebbe stato logico, bensì il suo medico di base, la dottoressa Angela Scibetta, la quale a sua volta, giunta per prima sul posto, chiamò solo a distanza verso la vettura del giovane, senza neppure vederlo e men che meno visitarlo. Il risultato di questa serie di omissioni è che quando un'ora e mezza dopo lo schianto, alle 23.18, arrivò l'ambulanza, allertata per strada dalla Scibetta, il medico della guardia medica non poté che constatare il decesso del ragazzo, hanno ribadito dallo 3A. La Tabino, per omicidio colposo, ha già patteggiato 21 mesi. È rimasta aperta la vicenda giudiziaria legata a tutte le omissioni, i ritardi e i depistaggi messi in atto, spiegano ancora dalla 3A. E di fatto non è mai stata concretamente approfondita la pista legata ad una terza auto. Rizzetto ha fatto di questa ricerca di verità e giustizia una ragione di vita, anche in nome di un impegno giurato al figlio sulla tomba e che finora gli ha dato tante amarezze. Il Tribunale di Pordenone ha archiviato i procedimenti per omissione di soccorso nei confronti di Colautto e della dottoressa Scibetta sulla base della presunta morte sul colpo del ragazzo, che farebbe venir meno il reato e della quale peraltro non vi è ancora alcuna prova certa, non essendo mai stata colpevolmente disposta l'autopsia. Ci mancava solo ritrovarsi anche a dover rispondere delle condotte da stalker addebitategli dalla donna che gli ha ammazzato il figlio, ribadiscono la 3A. Nell'udienza in Camera di Consiglio dello scorso 13 luglio, nella quale si è discussa l'istanza di opposizione presentata dall'avvocato Matteo Liut contro la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Monica Carratura, il giudice per le indagini preliminari Rodolfo Piccin ha restituito il fascicolo al PM, dandole 45 giorni di tempo per integrare l'attività istruttoria sul sinistro, con particolare riferimento alla individuazione delle varie responsabilità e dell'eventuale reato di omissione di soccorso. Non ci spostiamo di tanto, andiamo alla tisana per parlare di cronaca. Il Festival Reggae non rispetta le norme, sospeso l'evento nella notte e disposto anche il rimborso dei biglietti d'ingresso. Alla festa, il One Love World Reggae Festival è in corso nel camping Girasole, siamo ad Aprilia Marittima della Tisana,
Nella serata di ieri, intorno alle 23, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato hanno riscontrato delle irregolarità sul fronte della sicurezza. In base alle nuove normative è stata quindi disposta la immediata sospensione della festa per l'allontanamento di circa 250 partecipanti, a cui sarà rimborsato il biglietto. Non ci sono stati problemi poi di ordine pubblico. E ora parliamo invece di accordi finanziari, quelli che sta cercando la regione Friuli Venezia Giulia con il governo centrale, ed è lì che allora la governatrice Serracchiani ha deciso di arrivare direttamente a Roma per cercare appunto di trovare la quadra. Sentiamo allora che cosa ribadisce la stessa governatrice. Presidente Serracchiani, quest'oggi ha incontrato il primo ministro Gentiloni. Quali sono stati gli argomenti che ha posto alla sua attenzione e se ci sono state delle risposte? Ho parlato con il presidente Gentiloni di uno dei temi fondamentali del rapporto tra lo Stato e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare quindi gli accordi finanziari. Ho fatto il punto con il presidente e abbiamo convenuto che in queste settimane lavoreremo affinché si possa arrivare al rinnovo dell'accordo finanziario. Ovviamente sui contenuti si stanno già incontrando sul piano tecnico i nostri funzionari con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero degli Affari Regionali, però un incontro estremamente utile e proficuo. Su questo pensa ci possano essere risposte a breve? Penso proprio di sì, anche perché, come dicevo, l'accordo finanziario dovrà poi trovare spazio in una norma all'interno della legge di stabilità prossima del nostro paese e quindi abbiamo la necessità di lavorare anche in queste settimane estive. Possiamo dire intanto che stiamo lavorando affinché vengano messi non soltanto in sicurezza i nostri conti, ma ci sia anche una prospettiva chiara rispetto a quello che dobbiamo avere, per il quale abbiamo anche delle sentenze positive, e dall'altro abbiamo la necessità di non far tornare in vita l'accordo Tremonti-Tondo, ma di continuare a lavorare perché ci sia da una parte il doveroso impegno della Regione sicuramente di partecipare all'abbattimento del debito pubblico, ma dall'altra anche la riconoscibilità chiara, inequivoca della nostra autonomia, della nostra specialità, della gestione che facciamo di poste importanti a partire dalla sanità, che richiedono dei conti chiari e richiedono un rapporto altrettanto chiaro e trasparente con lo Stato. Confisca di due auto Mercedes, una C220 Coupé e una GLE 350D, e di due grandi lussuosi camper per un valore superiore ai 300.000 euro a Udine. Nella giornata di ieri, sulla delega della Procura della Repubblica del capoluogo friulano, i carabinieri del nucleo investigativo insieme ai colleghi della stazione di Feletto Umberto hanno confiscato dei beni già oggetto del sequestro effettuato lo scorso 1 marzo nei confronti di due Rom che sono ritenuti di spiccata pericolosità sociale. Le indagini e i loro confronti, diretti dai sostituti procuratori Elisa Caligaris e Andrea Gondolo, avevano fatto emergere un curriculum criminale di assoluto spessore, con il sistematico ricorso a truffe e furti, per i quali alcuni dei processi che erano seguiti erano anche culminati con condanne definitive. Mirati accertamenti patrimoniali di reddito hanno poi dimostrato la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e i redditi dichiarati nulli appunto dai Rom. Le indagini hanno rilevato che i destinatari delle misure abitualmente dedicate ad attività criminali avevano un elevato tenore di vita, palese, mantenuto grazie ai proventi di tali illecite, e a un cospicuo patrimonio immobiliare accumulato nel tempo. Da qui la confisca appunto dei mezzi per 300.000 euro. Rimaniamo proprio nel capoluogo friulano. L'attuale presidente della provincia, l'ultimo presidente della provincia di Udine, Fontanini, parla delle peculiarità friulane, come sono state perse queste grandi peculiarità. Serve, dice, difendere ora queste peculiarità come il ribolla gialla. Andiamo a sentirlo nell'intervista che ha curato il nostro Lauro Nicodemo. Onorevole Fontanini, presidente della provincia di Udine, in quest'ultimo periodo stanno arrivando notizie dal punto di vista economico non sempre brillanti per il Friuli, perché sembra un po' la politica della Margherita. Stanno spogliando le tipicità del Friuli, partendo dall'aterio caseario, mettendo in sofferenza uno degli elementi fondamentali anche dell'economia della montagna, il problema delle banche. Adesso, oltre che al Tocai prima, sembra che stia arrivando anche il problema della ribolla, questa regione del Friuli Venezia Giulia che non è più capace di difendere i propri prodotti, le proprie tipicità che sono legate nella storia del popolo friulano di queste terre.
ma che cosa sta succedendo in questa regione e dov'è il comune di Udine, che mi sembra l'illustre assente. Lei ha fatto un elenco di problemi che purtroppo sono, si sono verificati in questi ultimi anni. Abbiamo perso la più grossa industria alimentare del nostro Friuli, la Terrie Friulane, che sono passate di mano, adesso sono in mano ai francesi, ma questo ha significato un forte ridimensionamento dello stabilimento, una diminuzione degli occupati, anche un calo nella produzione di alcuni prodotti che non si fanno più a Campoformio, dove è la sede di questa azienda, ma si fanno in altre aziende nel resto d'Italia. Quindi abbiamo perso una realtà che aveva grosse potenzialità e che adesso, ripeto, è controllata dai francesi, che lo utilizzano per fare il montaggio. Un formaggio importante, un formaggio che può dare soddisfazione a tanti allevatori che vedono il loro latte trasformato in questo formaggio importante, però ancora non ci sono dei grossi bisogni. Il settore invece dove le cose stanno andando bene è il settore vitivinicolo, dove il vino per fortuna sta dando buoni risultati ai produttori, alle cantine, che riescono a piazzare sul mercato internazionale i nostri prodotti, però anche qui c'è un rischio. Adesso stiamo cercando, anzi dobbiamo difendere con forza la Ribolla Gialla. È una scoperta tutta friulana questa, di questo vino, che è un vino antico, un vino che si produce nel Coglio ma anche in altre parti del territorio, ma soprattutto nella zona del Coglio, e in particolare il Corno di Rosazzo, che è il cuore un po' della Ribolla Gialla. La Ribolla Gialla ha avuto un salto di qualità, ha fatto un salto di qualità quando è diventata spumantizzata, cioè si fa lo spumante, in pratica uno spumante di alta qualità che può gareggiare con lo stesso champagne, e quindi un vino di alta qualità che supera di molto il prosecco. E quindi c'è questo adesso problema, che qualcuno ha capito che il mercato della Ribolla Gialla è un mercato interessante e sta producendo questo tipo di vitigno, lo sta coltivando e quindi trasformando l'uva in Ribolla Gialla fuori dal territorio friulano. E la cosa più preoccupante arriva dalla Slovenia, dove si sta facendo questo tipo di produzione, ma anche da altre regioni italiane. Addirittura in Sicilia qualcuno sta producendo Ribolla Gialla spumatizzata. Quindi stiamo perdendo una cosa tipica nostra, perché sappiamo che il champagne si può fare solo nella zona del champagne. Non possono fare nessuno da nessun'altra parte, noi qua non possiamo metterci a fare champagne. Allora la stessa cosa deve valere anche per la Ribolla Gialla spumatizzata. Bisogna che la regione urgentemente intervenga e chieda al Ministero dell'Agricoltura la tutela di questa produzione, di questo vitigno, e soprattutto della tipologia per produrre la Ribolla Gialla spumantizzata, perché, ripeto, è una grossa chance economica per tanti viticoltori friulani che hanno investito, ricordo uno per tutti, con la Vini, che è stato il primo a credere in questa Ribolla Gialla spumantizzata, e oramai da più di 10 anni lui ha lanciato sul mercato questo prodotto che, ripeto, sta dando grossi risultati. E poi c'è il problema di altre produzioni tipiche del nostro territorio, la montagna, che non è tutelata, non c'è un marchio che tuteli i prodotti della montagna friulana, bisognerebbe farlo. L'unica cosa che per fortuna siamo riusciti a tutelare in maniera forte è il prosciutto di San Daniele, quello sì, quello tutelato, quello il suo consorzio, ha gli ispettori che girano e controllano se qualcuno fa il furbo, e insomma è un prodotto nostro di cui andiamo orgogliosi, perché è il miglior prosciutto del mondo. Però il Friuli ha delle caratteristiche importanti, no? Dei prodotti importanti da offrire sul mercato internazionale, e sono prodotti di nicchia, non ci sono grandi produzioni, però la qualità è altissima. Allora vorremmo che queste cose fossero più attenzionate, cioè la regione, perché la competenza regionale, tutelasse di più questi prodotti, facesse molto di più di quanto sta facendo. Un passo in avanti è stato fatto, ad esempio, fino a poco tempo fa noi dovevamo imbottigliare il vino qui in Friuli con la denominazione vino delle Venezie, cioè una roba assurda. Adesso per fortuna c'è la DOC Friuli Venezia Giulia. Io pensavo fosse stato meglio che ci fosse la DOC Friuli,
ma insomma è stato deciso di mettere il Friuli Venezia Giulia, pazienza. In ogni caso noi abbiamo bisogno di tutelare i nostri prodotti perché, ripeto, sono prodotti di qualità ed è giusto che il consumatore che acquista prodotti che provengono da questa terra sappia che effettivamente sono prodotti friulani, prodotti qui da noi, dai nostri agricoltori, dai nostri vignaioli, cioè da gente che ha maturato in questi anni una forte capacità di trasformazione per ottenere, ripeto, prodotti che sono di primissimo livello. Da Udine alla destra Tagliamento, con la giornata di ieri Pordenone può dire di avere portato a casa un risultato decisamente importante nella battaglia per la salvaguardia della Camera di Commercio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto infatti il parere, seppur non vincolante, della Regione Friuli Venezia Giulia che chiedeva l'istituzione di una unica Camera di Commercio regionale, ciò che anche Pordenone, unica realtà territoriale in Regione, a differenza di Trieste, Gorizia e Udine, che si battono per le due enti, ha sempre chiesto, per evitare dunque il matrimonio con Udine, da quando è cominciato il lunghissimo percorso nella riforma nazionale delle Camere di Commercio. L'accoglimento del parere proposta della Regione, che di fatto bocciava il piano nazionale di unicamere che per il Friuli Venezia Giulia prevedeva i due enti di Trieste Gorizia e Udine Pordenone, da parte del governo non è stato ancora ratificato nel decreto che ieri doveva uscire dalla riunione romana della conferenza Stato-Regioni. Una serie di questioni ancora aperte, legate in particolare alla Sicilia e altre due regioni, che ha indotto il ministero Carlo Calenda a rinviare il punto riguardante proprio l'assetto definitivo degli enti economici nazionali. E ora parliamo invece di vacanze. Per i tanti che si stanno muovendo, attenzione perché ci sono davvero molti veicoli in transito e quindi l'incidente è sempre purtroppo dietro l'angolo. Massima attenzione, ma andiamo a fare il punto sulle previsioni per questo weekend davvero da bollino nero. È un weekend da bollino nero con possibili forti criticità, soprattutto la barriera di Trieste e l'Iser. Già quest'oggi c'è stata una giornata di esodo, tanto che il divieto di transito per i mezzi pesanti era previsto già dalle 16 fino alle 22 di questa sera. L'autovie Venete ha poi previsto sulla A57 nella strada di Mestre anche forti rallentamenti e code in direzione Trieste che sono formate anche già nel pomeriggio. Sono quindi trasformati in vere e proprie code alla barriera dell'Isert, poi previste durante questa notte. Per questo sabato 29 previste ancora code che potrebbero crearsi, risolversi e riformarsi sempre a Trieste e l'Isert in uscita. Tutte le aree di servizio in questo fine settimana saranno molto affollate, in particolare quelle di Duino Sud e Castorta Sud, dove i mezzi pesanti non potranno sostare dalle 15 di quest'oggi fino alle 22 di sabato, proprio per consentire una migliore agibilità al traffico turistico. La circolazione su tutta la A4 e la A57 in direzione Trieste si presenterà piuttosto rallentata e soggetta alla formazione di code, mentre in direzione di Venezia il flusso dovrebbe mantenersi più fluido seppur intenso. Per chi transiterà in A23 le previsioni indicano traffico molto sostenuto in direzione del nodo di Palmanova, con possibili rallentamenti nei pressi del bivio con la A4. Intenso ma scorrevole invece verso Tarvisio. Probabili le congestioni ai caselli balneari, quelli di San Donà, di San Stino e soprattutto di La Tisana per Bibione e Lignano. Lo stop ai mezzi pesanti per la giornata di sabato è in vigore dalle 8 alle 22, mentre per domenica scatta un'ora prima, dalle 7, per concludersi sempre alle 22. Il traffico nella giornata di domenica si manterrà sostenuto in A57, A4 e A23, in entrambe le direzioni di marcia, con possibili rallentamenti e code, ma di minor durata rispetto al giorno precedente. Per chi è diretto oltre il confine, Autovie Venete ricorda che le vignette possono essere acquistate in più punti della rete, non soltanto a Duino, sulla A57 a Bazzera Sud, sulla A4 Fratta Sud, Castorta Sud, Gonnars Sud, Duino Sud, sulla A28 a Bruniera Sud, sulla A23 a Zugliano Est. Ancora cronaca, andiamo in provincia di Gorizia, a Monfalcone, dove c'è una preoccupante diffusione di pericolose dosi di droghe cosiddette sintetiche del tipo MDMA, ketamina ed ecstasy nei luoghi di aggregazione giovanile della città. L'attività investigativa della Polizia di Stato, del locale commissariato, coordinata dalla Procura, ha individuato alcune persone responsabili del traffico e la provenienza delle sostanze. Una giovane coppia che è residente proprio in città è stata monitorata e ne è emerso che attraverso il deep web, ovvero la parte oscura del web, non indicizzata dunque dai comuni motori di ricerca, si riforniva di droga acquistandola in Germania e in Olanda.
La coppia organizzava poi la consegna in forma anonima con il servizio postale, usando per i pagamenti anche i bitcoin o una moneta virtuale che viene utilizzata proprio per le transazioni sul web. La complessa e articolata operazione di polizia ha portato ora all'arresto di ben 5 persone, 4 uomini e una donna, e alla denuncia a piede libero di altre persone che sono coinvolte in questo traffico. Torniamo a Udine, parliamo di turismo, un turismo regionale che sta davvero volando, lo ha ribadito lo stesso vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. Andiamo a sentire come sta vivendo il turismo. Vicepresidente Bolzonello, un semestre per i dati turistici tutto in crescendo, con un importante risultato per quanto riguarda il recupero dei mercati tradizionali. Devo dire che sono numeri che vanno oltre le più rosee aspettative, i primi 6 mesi, che quindi comportano i 3 mesi legati alla stagione invernale più la primavera e il primo mese estivo, cioè giugno, che vanno in doppia cifra, superiamo il 10% di aumento sia in presenze che in arrivi. E questo significa aver lavorato forte, aver lavorato bene, perché non riguarda solo il bel tempo, non riguarda solo il tema della sicurezza e quindi paesi sicuri, ma riguarda anche un grande lavoro fatto in termini di marketing e di investimento in alcuni mercati. In particolare voglio sottolineare questo aumento straordinario del mercato austriaco e del mercato tedesco, dove si cresce oltre il 20% per la parte austriaca e oltre il 30% per il mercato tedesco. Questo grazie a un grandissimo lavoro fatto da Promoturismo, dagli operatori, dai tour operator, dai bus operator, una sinergia che ha visto dei consorzi sia del mare che della montagna, una sinergia che ha visto finalmente rimettere al centro quello che era il mercato tradizionale, che dal primo giorno in cui ho preso questa delega al turismo ho puntato, nel senso che mi pareva veramente sciocco abbandonare i nostri ospiti storici e andare a cercare avventure in giro per il mondo. Le avventure si possono anche fare, ma bisogna avere una solidità di quelle vere. In questi ultimi 2 anni e mezzo, dopo un triennio 11-12-13 assolutamente negativo, da metà del 14, tutto il 15, il 16 e questa prima metà del 17, ci hanno riportato a un numero di ospiti in Friuli Venezia Giulia superiore alla stagione più importante, che è stata quella del 2010. E quindi devo dire c'è grande soddisfazione nel presentare questi numeri e soprattutto c'è grande soddisfazione perché anche luglio, agosto e settembre si preannunciano, luglio ormai è quasi finito e i primi numeri li abbiamo già, le prenotazioni per agosto e settembre più o meno sappiamo quali sono, se qui sì, il tempo assiste soprattutto a settembre, avremo veramente numeri straordinari per questo 2017 turistico del Friuli Venezia Giulia. Torniamo nella destra tagliamento, andiamo a Maniago, dove la ferrovia Gemona-Maniago è davvero una realtà, pronta anche per ospitare i turisti. Sentite. Presidente Saracchiani, la linea Gemona-Maniago è ormai diventata una realtà grazie anche a un gioco di squadra. Sì, devo dire che sono stati anni questi nei quali lavorare in squadra è stato estremamente prezioso, utile e anche molto importante. Il coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana, di Trenitalia, di Promoturismo, della Udine Cividale, della Ferrovia Udine Cividale e di tutti gli amministratori del territorio e dell'Unione Territoriale è servito oggi a portare a casa un risultato che fino a qualche tempo fa era insperato, e cioè riattivare questa linea, trasformarla in una delle due linee storiche del Friuli Venezia Giulia, quindi vocata al turismo ma anche al pendolarismo, e quindi recuperare l'intera tratta, e abbiamo tracciato quelle che sono le date più importanti: dicembre 2017 per il recupero di Sacile-Maniago, marzo-aprile del 2018 per la parte turistica fino a Gemona, dove si potrà utilizzare sui treni, in particolare l'altro prodotto su quale puntiamo nel turismo, cioè la bicicletta, e poi dicembre 2018 per l'attivazione di tutta la rete anche per quanto riguarda la parte pendolari.
Assessore Santoro, si entra nell'operativo, andiamo a spiegare quali sono i passaggi fondamentali e quali sono i numeri legati a questo progetto che partirà da dicembre. Beh, 17 milioni di investimento di Rete Ferroviaria Italiana per la ristrutturazione dei binari e di tutto il sistema di controllo, 2 milioni e mezzo della Regione a regime saranno per quanto riguarda il funzionamento, a dicembre l'attivazione per i pendolari e per tutti i cittadini in primis di 11 coppie di treni, per cui 22 treni che da Sacile raggiungeranno Maniago ogni giorno, per poi aprile l'aspetto più propriamente turistico che riguarderà tutta la linea e dicembre 2018 la riattivazione di tutta la linea per quanto riguarda il trasporto delle persone. Un traguardo che ci sembrava irraggiungibile ma che abbiamo potuto, come dire, raggiungere proprio grazie alla collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, di Trenitalia, di tutte le amministrazioni comunali che si affacciano lungo questa linea e di tutte le associazioni della FIAB, dei cittadini e di quant'altro che hanno supportato questo progetto. Gentili telespettatori, ci fermiamo qui con questa edizione del Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci scelti. Rimanete ancora con noi, vi auguro un buon proseguimento di weekend e a risentirci.